Lucrezio apparve in una grande famiglia che si era ritirata lontano dalla vita civile. I suoi primi giorni ricevettero l'ombra del portico nero in un'alta casa che si ergeva nella montagna. L'atrio era severo e gli schiavi muti. Sin dall'infanzia fu circondato dal disprezzo della politica degli uomini. Il nobile Memmio, che aveva la sua età, subì, nella foresta, i giochi che Lucrezio gli impose. Osservarono spesso il dorso striato dei maiali selvatici, che annusavano il suolo. Attraversarono sciami frementi di api e bande mobili di formiche in marcia. E un giorno, sbucando dal folto, giunsero a una raduna circondata tutta intorno da antichi sugheri, così fittamente disposti che il loro cerchio scavava nel cielo in un pozzo azzurro. La quiete di quell'asilo era infinita. Sembrava di essere in una larga strada chiara che andasse verso la sommità dell'aria divina. Là, Lucrezio fu toccato dalla benedizione degli spazi calmi. Insieme a Memmio abbandonò il tempio sereno della foresta per studiare l'eloquenza a Roma. Il vecchio gentiluomo che governava l'alta casa gli diede un professore greco e gli ingiunse di non ritornare prima di essersi impadronito dell'arte di disprezzare le azioni umane. Lucrezio non lo rivide più. Morì solitario, esecrando il tumulto della società. Quando Lucrezio tornò, portava con sé nell'alta casa vuota, verso l'atrio severo in un mezzo agli schiavi muti, una donna africana, bella, barbara e cattiva. Memmio era tornato nella casa dei suoi padri. Lucrezio aveva visto le fazioni sanguinose, le guerre dei partiti e la corruzione politica. Era innamorato. E all'inizio la sua vita fu un incantesimo. Contro i tendaggi alle pareti, la donna africana appoggiava le masse attorcigliate della sua capigliatura. Tutto il suo corpo sposava lungamente i letti da riposo. Circondava i crateri pieni di vino spumoso con le sue braccia cariche di smeraldi traslucidi. Aveva uno strano modo di alzare un dito e di scuotere la fronte. I suoi sorrisi avevano una sorgente profonda e tenebrosa come i fiumi dell'Africa. Invece di filare la lana, la disfaceva pazientemente in piccoli bioccoli che le volavano intorno. Lucrezio desiderava ardentemente fondersi con quel bel corpo. Stringeva i suoi seni metallici e incollava la sua bocca alle labbra di lei, di un violetto scuro. Le parole d'amore passarono dall'uno all'altro, furono sospirate, li fecero ridere e si consumarono. Essi toccarono il velo flessibile e opaco che separa gli amanti. La loro voluttà raggiunse un maggior furore e desiderò cambiare persona. Arrivò fino all'estremo di esasperazione in cui si spande intorno alla carne, senza penetrare sino alle viscere. L'africana si raggricciò nel proprio cuore straniero. Lucrezio si disperò di non poter compiere l'amore. La donna divenne altera, tetra e silenziosa, simile all'atrio e agli schiavi. Immediatamente capì la varietà delle cose di questo mondo e l'inutilità di sforzarsi verso le idee. L'universo gli sembrò simile ai piccoli bioccoli di lana che le dita dell'africana spargevano nelle sale. I grappoli di ape, le colonne di formiche e il tessuto mobile delle foglie gli apparvero come raggruppamenti e raggruppamenti di atomi. E in tutto il mondo e in tutto il corpo egli sentì un popolo invisibile e discorde, avido di separarsi. E gli sguardi gli sembrarono dei raggi più sottilmente carnosi, un mosaico gradevole e colorato, ed egli sentì che la fine del movimento di quella infinità era triste e vana. Come le fazioni insanguinate di Roma, con le loro truppe di clienti armati e oltraggiosi, allo stesso modo egli contemplò il turbinare dei branchi di atomi tinti dello stesso sangue e che si disputano una oscura supremazia. E vide che la dissoluzione della morte non era che l'affrancamento da quella turba turbolenta che si precipita verso mille altri movimenti inutili. Allora, quando Lucrezio fu così istruito dal rotolo di papiro, dove le parole greche come gli atomi del mondo erano intessute le une nelle altre, e scorse il dorso dei maiali striati che avevano sempre il naso rivolto verso terra. Poi, attraversando il folto, si ritrovò improvvisamente in mezzo al tempio sereno della foresta e i suoi occhi sprofondarono nel pozzo azzurro del cielo. Là, egli stabilì il suo riposo. Di là contemplò l'immensità formicolante dell'universo. Tutte le pietre, tutte le piante, tutti gli alberi, tutti gli animali, tutti gli uomini, con i loro colori, con le loro passioni, con i loro strumenti e la storia di quelle cose diverse, la loro nascita e le loro malattie e la loro morte. E in mezzo alla morte totale necessaria egli scorse chiaramente la morte unica dell'africano. Pianse, movimento delle piccole ghiandole che stanno sotto le palpebre e che sono agitate da una processione di atomi uscita dal cuore, che si distaccano dalla superficie del corpo di una donna amata.
Sapeva que l'amore non è causato che dal gonfiarsi degli atomi che desiderano congiungersi con altri atomi. Sapeva che la tristezza causata dalla morte non è che la peggiore delle illusioni terrestri, poiché la morta aveva cessato di essere infelice e di soffrire, mentre colui che la piangeva si affliggeva dei propri mali e pensava tenebrosamente alla propria morte. Sapeva che non resta di noi alcun doppio simulacro che versi lacrime sul proprio cadavere steso ai suoi piedi, ma, conoscendo esattamente la tristezza e l'amore e la morte, e che esse sono vane immagini quando le si contempla dallo spazio calmo dove bisogna rinchiudersi, continua a piangere, e a desiderare l'amore, e a temere la morte. Ecco perché, quando fu rientrato nell'alta e cupa casa degli avi, si avvicinò alla bella africana, che faceva cuocere una pozione su un braciere in una pentola di metallo. Ella pure aveva riflettuto per conto suo, e i suoi pensieri erano risaliti alla sorgente misteriosa del suo sorriso. Lucrezia osservò la pozione che bolliva ancora. Si schiarì a poco e divenne simile a un cielo torbido e verde. E la bella africana scosse la fronte e alzò un dito. Allora Lucrezio bevve il filtro, e subito la sua ragione scomparve, ed egli dimenticò tutte le parole greche del rotolo di papiro, e per la prima volta, divenuto pazzo, conobbe l'amore, e nella notte, poiché era stato avvelenato, conobbe la morte. Avete ascoltato Racconti, Lucrezio di Marcel Schaub, una realizzazione di Radio Fragola Gorizia, cooperativa sociale La Collina, con la collaborazione dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina.